Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Cucina col Banano. Al cameraman ride, perché ride? Niente. Perché è la terza volta che rifaccio questo saluto perché mi sbaglio a dire una cosa. Oggi facciamo delle fettuccine a un ragù di questo cinghiale, è coniglio. Coniglio e tartufo ragazzi, oh. Scusate, mi sbaglio, era questo l'errore. Dicevo sempre cinghiale e l'ho detto un'altra volta. Coniglio e tartufo. Fettuccine fatte in casa, Volevo salutare Raffaele Camaiti e Carlo De Santis che mi avevano chiesto una ricetta col tartufo, non specificando bene. Anzi, Carlo mi aveva detto basta che non è di pesce e non ci sono le melanzane. A posto, hai visto Carlo? Poi volevo salutare Marco Baiocchi, detto Erbaio, quindi ciao Baio, e il suo amico Carletto, bella Carletto. Poi volevo salutare Riccardo Leonforte, che sta ride, sta già a ridarella oggi. Riccardo Leonforte, che in un video precedente avevo salutato come Leonfronte. Scusa Riccardo, Leonforte. Poi The Gamer su YouTube mi chiede di salutare suo fratello Dennis Bevignani e la moglie Laura Petrilli. Ciao a tutti ragazzi! Il banana, il banana, il banana, il banana, il banana. Le uova insieme alla farina per fare la pasta fatta in casa, coniglio, scalogno, rosmarino e questo, Niente. Che hai detto? Niente. No, che hai detto? Porello. Oddio, questo coniglio, porello. E poi qui abbiamo tartufo, però è quello in baratto, quello fresco, non ce l'ho ragazzi. Cominciamo la ricetta facendo le fettuccine, tagliatelle, pappardelle, quello che più preferite in base al taglio che ha la nonna papera. 100 g di farina per ogni uovo, queste sono due uova abbastanza grandi, quindi non dovremmo, credo, aggiungere un altro uovo, quindi sono due uova, 200 g di farina, pizzico di sale, cominciamo ad impastare qui dentro, poi ci spostiamo su un piatto. Ci siamo spostati sul piano, ecco qua, come vedete abbiamo impastato per qualche minuto, ormai sulla pasta all'uovo è diventato campione, vice campione del mondo. A posto ragazzi, ora la mettiamo in un po' di pellicola e la facciamo riposare una mezz'oretta. Abbiamo preso l'impasto, l'abbiamo divisa a metà, ne ho steso un po' con un mattarello e ora andiamo a metterlo nella nonna papera, sempre graduale mi raccomando, dalla grandezza, dallo spessore più alto a quello più basso. Così può bastare, a noi piacciono belle belle spesse e ora le mettiamo con la lama per le fettuccine. Eccole qua, guardate che belle, Le tagliamo a metà? Sì. Ora le mettiamo in mezzo alla farina. Eccole qua, le fettuccine. Guardate che belle. Cominciamo tagliando lo scalogno. Mettiamo a soffriggere lo scalogno, poi prendiamo il coniglio. Ve lo fate disossare dal macellaio, vi do un consiglio prima, perché se siete buoni esce fuori questo, che si vede, e poi lo tagliate a pezzettini e lo fate rosolare bene con lo scalogno. Abbassiamo un po' il fuoco, dopo la sfumata iniziale mettiamo un po' di rosmarino, che col coniglio ci sta benissimo. Facciamo cuocere un po' a fuoco basso, andiamo con il sale, ok, un minutino amalgamate tutto, nel frattempo naturalmente avrete messo su l'acqua a bollire e poi andiamo a sfumare con un po' di vino bianco.
Abbiamo messo le nostre fettuccine nell'acqua che bolliva. Siamo attenti perché il pentolino è piccolo, essendoci molto amido perché c'era piena di farina, fa un po' di schiumetta. Qui abbiamo spento il fuoco quando si è ritirato tutto il vino. Quando la pasta è quasi pronta, riaccendete il fuoco. Quando ho preso il calore, mettete il tartufo. Non ne mettete tantissimo perché copre molto il tartufo, sennò rischia poi di non andarsi a sentire più il coniglio. Andate a prendere un po' di acqua di cottura. La aggiungete qua, ok? E con Lillo, come lo chiama Federica, come lei dice, non ce lo chiamo io, si chiama Lillo. Si chiama Lillo. Andiamo a mettere le fettuccine dentro al nostro sugo e le mantechiamo per la cottura finale. Abbiamo finito di mantecarle, mettiamo un po' di pepe, ok? E ci andiamo a mettere un po' di parmigiano sopra. Ci siamo scordati di grattugiarlo prima. Eccole qua ragazzi, belle impiattate. Io assaggio. Mazzo buone. Certo, sono sapori un po' forti che magari tartufo, rosmarino, coniglio. A me piace tanto, a te ti ha detto che era un po' forte. Un po' forte. Cioè a me il tartufo mi piace tanto, però. Buone ragazzi, veramente buone. Purtroppo basta. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!